Ciao a tutti, amici di Horror Italia 24. Oggi nuovo video unboxing, un po' inconsueto però, perché questo pacco ha a che fare con un film di cui probabilmente noi di Horror Italia 24, non mi sbilancio, ma dal 2012, che è l'anno in cui abbiamo cominciato ad aprire la pagina su Facebook, non abbiamo mai parlato. È la prima volta che parliamo di questo film che però è conosciutissimo. È conosciutissimo nonostante sia un film indipendente. È un film che quest'anno nel 2019 compie 10 anni. È un film che tantissimi di voi avrete visto e che ha raggiunto, anzi ha superato pochi giorni fa addirittura il milione di visualizzazioni su Facebook. Che film è? Secondo me qualcuno di voi ha già in mente il titolo. Io qualche anno fa lo vidi, addirittura su consiglio di amici. L'hai visto? L'hai visto? E lì per lì non lo conoscevo. Poi l'ho visto, insomma, e mi sono fatto il mio giudizio su questo film. Non voglio dirvi altro. Apriamo piano piano questo pacchetto che ci arriva dalla White Rose Pictures, che è la casa appunto di produzione sul canale YouTube della quale potete vedere il film per intero. Prima di aprire questo pacco, ammetto che anch'io me lo sono rivisto proprio perché non avevo freschissimo il film in testa e insomma, volevo poterne parlare con più cognizione di causa. Essendo un film indipendente, non so che materiale possa avere. Non credo che sia mai uscito, ad esempio, in DVD. Non ho mai visto merchandising di questo film, che è diventato molto, molto, molto conosciuto. Un fenomeno veramente per l'horror italiano, comunque. Perché di click in click l'hanno visto tutti. Allora, incredibile. Ora, ci sono due cose. Cominciamo con questa. Qui ci sta. Attenzione. Però vi svela già il titolo del film. È sparato sopra questa busta, che credo sia una busta. Attenzione, no, sto per dire una stupidaggine forse. Allora, che film è? Che film è? In the Market. Forza, adesso possiamo dirlo. Adesso possiamo parlare a tutto tondo. In the Market, film del 2009. Di Lorenzo Lombardi. Questo è un sacchetto che si presta a una duplice interpretazione. Allora, a Horror Italia 24, saluti, saluti, e poi non ci capisco, scusate, e poi credo che ci sia la firma proprio di Lorenzo Lombardi. Guardate qui. Allora, posso capire cosa c'è scritto dopo saluti. Grondanti sangue, eccoci. Saluti grondanti sangue. Bellissimo. Allora, qui c'è scritto vomit bag, ok? Con vomit bag si intende che questo è un sacchetto antivomito. Un po' come vi avevamo fatto vedere qualche mesetto fa. Era stato prodotto un qualcosa di simile per Hostel, per l'uscita del primo film della trilogia di Eli Roth al cinema. Consegnavano un sacchetto antivomito, una trovata pubblicitaria, ma perché comunque il film era bello forte. E i ragazzi di In The Market fanno lo stesso, una grande trovata. E non me l'aspettavo, sinceramente, però posso dire che questo sacchetto si adatta perfettamente anche a un'altra esigenza del film, perché ok, sacchetto antivomito, però ricorda anche un po' le bustine di carta che magari trovi proprio nel supermercato dove è ambientata la seconda parte del film, appunto le bustine magari per il reparto pasticceria, per il reparto forno, insomma, sono vere bustine anche da supermercato, quindi fantastica questa prima parte del contenuto del pacco. Apriamo la seconda,
vediamo. Eccoci, allora, avevo pensato male, nel senso che non mi sarei mai immaginato che In The Market fosse uscita anche in DVD. Lo ammetto, con oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube, non pensavo che esistesse in copia fisica, magari è introvabile, magari è in vendita, non lo so, però incredibile, In The Market in DVD, addirittura in un'edizione speciale con 50 minuti di contenuti extra, e dietro leggo making of, scene eliminate, trailer cinema, backstage, videoclip, frames, photocast. Pazzesco, apriamolo perché voglio vedere com'è il disco. Veramente non so se è in commercio, non so quando l'hanno fatto uscire, non so se è a tiratura limitata, però bell'oggetto da collezione, ecco, bella stampa sul DVD, proprio la stessa della copertina. Per un film che ormai è un po' la storia dell'horror indipendente italiano. Un film che è difficilissimo da raccontare a livello di trama, proprio perché, come diceva Iotobi nella sua super famosa recensione, è un film che depista di continuo con scene inutili che non hanno spesso niente a che vedere con il nucleo più importante e principale del film, che è quello appunto che si svolge nel supermercato. Non voglio addentrarmi nella trama. In The Market si vede in 1 ora e mezzo, va giù bene, quindi provatelo proprio sotto mano su YouTube. Vi dico solo che i protagonisti di In The Market sono tre amici che vanno in vacanza, la loro vacanza, leggo dietro, si trasforma inaspettatamente in un truculento incubo di terrore e sangue. Terrore e sangue che finisce in The Market, nel supermercato, dove non mancano le scene belle toste, forti, ben riuscite, anche perché in The Market lavora quest'uomo, Sergio Stivaletti. È praticamente uno degli effettisti italiani più importanti da decenni e decenni, ne parliamo spessissimo. Ha fatto prodotti super famosi come gli effetti per Fantaghirò, ad esempio, e continua a fare film e effetti. Poche settimane fa parlavamo di Rabbia Furiosa, Ercanaro, film suo diretto e uscito su Home Movies. Quindi un grande mestierante appunto di film di genere, che chissà come sono riusciti quelli della White Rose, in un progetto così indipendente, a portare con loro, però si vede chiaramente il suo valore aggiunto. Io sono d'accordo con Yotobi su quella che è la scena più bella in assoluto del film. C'è stata una scena che mi ha disturbato, sinceramente, non lo nego. E che dire, non mi aspettavo questo pacco e questo pensiero da parte degli amici di White Rose Production. Non so se sono a lavoro su qualche altra produzione horror, ci darò un'occhiata sul loro canale, gli scriverò anche per ringraziarli ancora, anche per la dedica. E che dire su In The Market? In The Market è un fenomeno virale, letteralmente, da vedere, sono sicuro che tanti di voi avranno già visto, ma se vi fa voglia stasera, sapete cosa guardare su YouTube, vi informerò su questa edizione DVD. E per il resto, che dire, a me è venuta fame tra una cosa e l'altra, e stasera credo che andrò al supermercato, nel banco macelleria, ed ordinerò un po' di carne fresca. Sì, dal mio macellaio di fiducia. Ciao ragazzi.